Yes. Sì. Ha detto. Sì. Ed è partita questa 15.000 categoria juniores femminile. Le ragazze già sono nel rettilineo d'arrivo, forma già persi tutti per andare in testa la metà. Adesso all'esterno del 13 la prima posizione si stracciano la tribù del Lusco Roma, sta trigo all'interno. Siamo già alla curva che le porta al rettilineo opposto all'arrivo. Ovviamente si cerca la migliore posizione in testa. Siamo ancora al rettilineo opposto all'arrivo. Tutto ovviamente compatto, al passaggio saranno 36 giri per loro. Ricordiamo a meno 34 sarà Campana, 33 in totale dimensione, la presa del Lusco in prima posizione a formare il treno all'interno adesso del Lusco, quindi del Lusco in prima posizione. Sì, sì. Ancora Bellusco, Mensana, queste le prime due posizioni a controllare unite tutto il resto del gruppo, se ci trova l'atleta all'esterno e mettersi in seconda posizione. Siamo già alla curva che porta l'atleta al rettilineo dei meno 35, ancora due file. Compongono questo gruppo di 36 atleti per la presa della Luna Sport Academy in prima posizione. Romagnoli a fare l'andatura. L'atleta numero 22, Bocconi Sofia, prima ammonizione. Quindi ammonizione per l'atleta numero 22, Bocconi Sofia. Siamo al rettilineo ancora opposto all'arrivo, le due del Bellusco in prima e seconda posizione. Siamo al rettilineo di arrivo in questo momento. Ora gruppo compatto, si allarga adesso a ventaglio. Sono diverse file del Bellusco, una fila interna, Mensana all'esterno, suona la campana. Quindi campana. Al passaggio sarà quindi eliminazione, al passaggio si entra nel vivo di questa finalissima medley 15.000 categoria migliore e femmine. Le atlete adesso sono al rettilineo opposto all'arrivo. Ancora la Mensana con le due atlete del Bellusco rispettivamente in prima, seconda e terza posizione a fare l'andatura. Ancora Mensana, e andiamo al passaggio, eliminazione di meno 33. Atleti adesso sono nel rettilineo, ovviamente si allargano a ventaglio, vediamo la prima eliminazione di questo meno 33, chi sarà? È la numero 38 di Fisara, fermarsi, numero 38 di Fisara, l'atleta della Scotia Cassano, fermarsi. Numero 38 di Fisara, fermarsi. E al passaggio siamo già al numero 32, nuovamente eliminazione al passaggio. Atleti si allargano, sono tutta la corsia del rettilineo, numero 32. Ed è la numero 383 Carraro Leonora, atleta dello scatenito, fermarsi per favore. 383 Carraro Leonora, fermarsi per favore. Ora il gruppo adesso un po' più allungato, quindi si fa un po' più alta la vettura. Numero 200 del Polo Minghi, Margherita, ammunizione per lei. Adesso nuovamente a meno 31, eliminazione al passaggio. Voleo. 223 poi da mattina a fermarsi, eliminata.
Atleta 223, Pietro Martina, della Fortitudo Fabiano, per favore fermarsi. 223, ed è la atleta del Bellusco in prima posizione a fare una tiro, adesso tutto un po' allungato, quanto al passaggio siamo nei meno 30, questo vuol dire al passaggio eliminazione. Ancora ovviamente eliminazione, si allargono le prende, prendono tutta la posizione, vediamo chi sarà eliminato nei meno 30. Ma pure questa sera non è stato. Ed era numero 66, Bortolato Cristina, atleta della Azzurra Pattinaggio, che deve fermarsi. Quindi ripetiamo, l'atleta numero 66, Bortolato Cristina, fermarsi per favore. Ne salti uno? Tutte? Quasi. La numero 223 poeta viene diffidata. Di seconda munizione per la 223, eliminazione. Ed è la atleta numero 316, Perretto Dora, che deve fermarsi, eliminata. La 223 atleta Martina viene squalificata, si è fermata, ok, si è fermata la 223, ok, siamo ai meno 28, quindi eliminazione nuovamente al passaggio, ed è la società che è stata in prima posizione, Messana del Mosco. La ricordi Ambra? Come è migliorato? La 316 Perretto Dora e la 325 Vittorio Ginevra devono fermarsi, eliminate. Numero 352 di scuola ammonita. Quindi 352 ammonita, siamo a passaggio del numero 27, eliminazione in corso. Ed è la numero 17 Colombo Agnese che viene eliminata, quindi fermarsi per favore. La numero 17 Colombo Agnese, atleta della pattinaggio Caronno, attenzione Caronno per favore fermarsi. Adesso intanto in testa c'è l'atleta della Messana seguito dal protetto del Bellusco. Queste sono le prime 3-4 posizioni ai meno 26, ancora sarà nuovamente eliminazione al passaggio, eliminazione meno 26. Pizzini Vittoria, fermarsi per favore. Quindi la 238 Pizzini Vittoria della rondellistica Roseda Merate, per favore fermarsi. Ed è il terzetto del Bellusco adesso nelle prime posizioni a fare l'andatura, quando al passaggio siamo ai meno 25. Siamo al passaggio dei meno 25, quindi eliminazione in corso, eliminazione in corso. Molgori Lisa, fermarsi per favore. 237 237 Molgori Lisa, atleta della rodellistica Roseda Merate, fermarsi. 237 ed è nuovamente eliminazione del numero 24. Siamo ai meno 24, Bosica, vedete le Bosica in prima e seconda posizione. Numero 160.
e Piambra a fermarsi per favore. Prima ammonizione per la numero 95 Bragiotto Irene, intanto al passaggio meno 23, ancora ovviamente eliminazione al passaggio. Ed era atleta 121 con Pallonieri Carolina, rispettiva Berlusco, fermarsi per favore. Il atleta numero 121, atleta della rispettiva Berlusco che è stato eliminato, fermarsi da Pallonieri. Ancora le due del Berlusco in testa a fare l'andatura e meno 22. Siamo ai 10 minuti 11 di gara, ancora le due atlete del Berlusco a fare l'andatura. Eliminazione a passaggio. Numero 210 Cecchelli Azzurra ai palchi, eliminata, a fermarsi per favore. Quindi era l'atleta 210 Cecchelli Azzurra ai palchi, fermarsi. 21 giri al passaggio. Potrebbe già solo nel rettilineo di arrivo per questa ennesima eliminazione. Si allarga ovviamente per non come l'eliminazione. Ed è l'atleta 22 che deve fermarsi, Bocconi Sofia, di una Sport Academy, fermarsi. Atleta è appena stata eliminata appunto la numero 22 Bocconi Sofia Luna Sport Academy che si ferma. Intanto ancora Berlusco e Mesana nelle prime posizioni a fare la natura, siamo ai 20, 17 già giri completi del Vedere, mancano ancora 20 e Mesana, poi Berlusco e due della posita. Ed è la numero 40 che deve fermarsi, Pirotta Giorgia, l'atleta dello Skating Club Cassano. Numero 40, fermarsi. Vorrebbe ancora gruppo compatto quando le prete passeranno alla fine dei meno 19. Siamo già a 13 minuti di gara. Adesso si alza un po' l'andatura in questo rettilineo dove affronteranno le prete la ennesima eliminazione dei meno 19. Ancora le prete del Berlusco Bosita. Ed è l'atleta 152 di Cano Giulia, l'atleta che deve fermarsi, l'atleta dello skating con Correzzo. Però non sono riuscito proprio a fermare. 152 era l'atleta che deve fermarsi. Vigano, ancora le due atlete del Berlusco in prima e seconda posizione, seguite dalla Bosita. Quindi terza e quarta, per le prime quattro posizioni siamo nel 2018. Ennesima eliminazione in corso, eliminazione il meno 18. Si sente quando di Dino? Ed è la numero 19 Zaffaroni Viola che deve fermarsi. Zaffaroni Viola fermarsi. Siamo al rettilineo posto da Rivio, al passaggio sarà meno 17. Ancora le due atlete del Berlusco in prima e seconda posizione a fare l'andatura. Siamo già al rettilineo di arrivo per l'eliminazione dei meno 17. Sulla prima dell'altra si è in prima posizione. È carico. Ha detto si è già visto il video.
ed era 346 Marino Carolina a fermarsi a sede della città di Priolo Gargallo. Quindi la Marino Carolina, per favore fermarsi, tutto ancora compatto. Siamo al passaggio dei meno 16. Ancora eliminazione dei meno 16 e dell'atleta 251 dell'Invertia di Gela, attento della mobili cantone deve fermarsi. Quindi Gallimberchia dice fermarsi per favore, tutto compatto, adesso Mezzana, Bellusco, Bellusco, queste le prime tre posizioni al passaggio, saremo ai meno 15, ovviamente siamo già passati oltre la metà gara per la categoria. Attenzione la caduta al rettilineo, sembra proprio del Bellusco che resta ancora a terra, Mezzana intanto in prima posizione. Purtroppo la caduta per la fredda del Bellusco. Era la Corradini idea, la fredda del Bellusco purtroppo coinvolta nella caduta e ovviamente viene eliminata. Quindi siamo con le fredde già nuovamente nella buca che porta al rettilineo dei meno 14. 16 minuti di gara per loro, adesso si aprono al ventaglio l'atleta per non incappare nella eliminazione dei meno 14, vediamo chi sarà eliminata ai meno 14. Ed è la numero 16 di Pitondo Aurora che deve fermarsi. Numero 16 di Pitondo Aurora, l'atleta della Pagnatori Caronno, che deve fermarsi, tutto compatto, quando le atlete stanno già affrontando il rettilineo che le porta ai meno 13. Ancora nuovamente eliminazione dei meno 13, al passaggio eliminazione. Bellusco ancora nella prima posizione basica, eliminazione al passaggio ed è ovviamente la numero 46 Brioschi Elena, atleta del Bellusco che si ferma in questo momento, appunto eliminata. Siamo al rettilineo opposto all'arrivo, tutto compatto, stanno affrontando già la curva che le metterà nel rettilineo dove ai meno 12 affronteranno l'ennesima eliminazione. Abbiamo già affrontato quasi 18 minuti di gara, perché si allargono adesso per noi la corsia. Abbiamo l'eliminazione dei meno 12. Numero 95 la Pregioco Irene, è l'atleta che deve fermarsi. Numero 95 Pregioco Irene, l'alto settato, fermarsi, eliminata. Siamo ai meno 11 al passaggio, adesso nuovamente si apre il primo ventaglio, eliminazione dei meno 11. L'atleta del Bosica all'interno. L'ho mandata la foto, la sentivo poco. È l'atleta 263 Smaldone Alessia, deve fermarsi, atleta della rispettiva Bellusco, fermarsi per favore. E al passaggio siamo agli ultimi 10 giri. Siamo a 19 minuti di gara, ultimi 10 giri per le atlete. Ora questo, adesso che si apre un po', quindi si fa più alta l'andatura ai meno 10, dove nuovamente sarà eliminazione in corso. Bosca all'interno, però no, all'esterno cerca di mettersi nelle prime posizioni.
della 382 Carraro Elisabetta, la torre dello scantonismo che deve essere, che si deve fermare perché è eliminata. Quindi la 382 Carraro è eliminata. 0-9 al passaggio. Gli atleti adesso stanno affrontando la curva finale che le porta al rettilineo d'arrivo, quando vedranno il tabellone elettronico la spinta meno 9, Bellusco all'interno a fare la lettura Messana all'esterno, ancora però per la Presti in prima posizione, si fa l'eliminazione di... Ed è la Romagnoli Eleonora, l'atleta della Luna Sport Academy, a fermarsi perché è eliminata. Quindi la 217 fermarsi per favore. Ed è ancora Bellusco, adesso susseguirsi nelle prime posizioni, mi sembrava Messana, poi Bellusco al suo esterno. Ancora un atleta che prova ad andare in testa ai Benotto, ancora sarà il passaggio del Benotto, quindi eliminazione. Eliminazione al passaggio dei Menotto, Bellusco, Roma all'interno, poi Bosta, passa adesso la treba che viene eliminata, nella treta 352 di Scuola Marta, la treta dello Spinea, siamo ai... Le passi conclusive di questa 15.000 di Rio Sebemi, nella treta della Roma adesso in... prima posizione deve essere la Montico in prima posizione, siamo ai meno 7, eliminazione al passato, si va alla volata per questa eliminazione. Ed è la 318 Rocchetti Susanna, atleta della B-Roller che deve fermarsi, quindi Rocchetti 318 fermarsi per favore. Sono rimaste 9 atlete nel percorso, quando siamo ai meno 6, 22 minuti di gara, ancora nuovamente eliminazione. Siamo là, Presti all'interno, si accompagna al centro, si mette in seconda posizione. E della atleta 221 Mindy Margherita, l'atleta della Messana è eliminata, quindi fermarsi. Vediamo l'atleta 221 Mindy eliminata. Siamo al rettilineo opposto all'arrivo, le due del Bosca in prima e seconda posizione, poi Bellusco, Roma, ancora Bellusco, Gardano, sono le prime posizioni ai meno 5. Siamo già all'eliminazione, nuovamente eliminazione al passaggio. E la 252 Barilani Rebecca, l'atleta della Mobilità Q, si deve fermarsi, ovviamente eliminata. Siamo al rettilineo opposto all'arrivo, ancora ovviamente il gruppo compatto, un gruppetto di 8 atlete, 7 atlete. Siamo alla curva che porta la treta ai meno 4, dove troveranno ovviamente alla fine dell'ennesima eliminazione. Si aprono, prendono tutta la corsia le atlete per non essere eliminate. Ci sono l'impegnatore degli altri cercati, ma è... Ed è Silvia Chiara, l'atleta del Cardano, a essere eliminata ai meno 4. Ultimi 3 giri. All'arrivo al passaggio saranno ancora 3 giri. Gruppetto ovviamente sempre meno, 6 atlete, le due del Bellusco, poi Roma, Bosica e Cassa, anticipato, queste sono le atlete rimaste in gara, ancora il meno 3, sarà nuovamente eliminazione al passaggio, si prende l'eco la destra, Bellusco in prima posizione, Presti all'esterno, si rimette in prima.
Nella 233 trovò Emma, l'atleta dell'alto è sembrato essere eliminata. Adesso si entra negli ultimi metri, gli ultimi giri per questa categoria juniores femmine. Al passaggio saranno ultimi due giri Bellusco Roma, le due del Bosica in terza e quarta posizione, ancora Bellusco a chiudere questo quintetto, dove siamo ai meno due. Ancora le atlete adesso si lanciano per questa ennesima e penultima eliminazione, Bellusco all'interno, le due del Bosica ci sono all'esterno, al centro, a dove per Roma a fare questo sprint dell'eliminazione. Ed è la Iannarelli, Giorgia fermarsi, eliminata. Iannarelli numero 48, fermarsi, l'atleta del Bellusco. Siamo alla fase finale di questa incredibile 15.000 juniores femminile. Ed è Bosica in prima posizione, Roma, Bosica, Bellusco. Siamo all'ultima eliminazione, quindi poi sarà campano ovviamente per le tre atlete che si giocheranno il titolo italiano. Si lancia adesso la cattura, si va alla volata, ultima volata per l'eliminazione, ultimo giro. Ed è la 32, Montico fermarsi per favore, Montico è eliminata nell'ultima eliminazione, adesso però è iniziato l'ultimo giro ed è la 30 del Bosica, deve essere la Presti da qui, vedo la 30 del Bosica con circa 10 metri di vantaggio, aumenta il vantaggio, siamo agli ultimi metri al rettilineo finale per la 30 del Bosica, ultimi metri per Presti! Brava Mati! Yeah.